Oh, allora, giovani amici di Facebook, torniamo a parlare di orologi, in particolare, come al solito, no, mi tocca dire Casio. Stanno avendo un successo strepitoso online per sia, diciamo, il rapporto estetica-prezzo, perché sono i mitici orologi Casio degli anni 80 e 90 che giustamente è Casio che ha l'occhio lungo. Li ha rimessi in commercio già da svariati anni, ormai si chiamano Casio Collection. E in questo video in particolare vi faccio l'unboxing e vi racconto brevemente il W215H, che è uno degli ultimi modelli usciti, è del 2013, tra virgolette chiaramente, è stato rieditato ed è ora disponibile in diversi colori, tra cui anche molto particolari, c'è un bel bianco, c'è un rosa, c'è un viola, c'è il nero e poi c'è il marrone o antracite come lo chiamano su Amazon, che è quello che ho preso io che mi sembrava molto bello. Rosa e viola erano un po' eccessivi, bianco secondo me stanca molto e visto che ormai li sto praticamente collezionando, complice anche il costo, sono orologi da poco più di 20 euro, quindi veramente super economici. Già vediamo il packaging che come al solito è assolutamente superiore alle aspettative, perché anche in questo caso, come per il W800, vi viene dato la scatola che è anche un espositore, quindi se li collezionate come me ve li potete mettere in camera, no? Tutti belli esposti, fighetti, nonostante siano orologi da 20 euro. Allora, questo è diverso dal solito, devo capire come si apre, è solo l'incastro, ok, quindi lo tiro fuori così. Poi c'è questo sacchettino, questo è l'espositore che è praticamente universale, è diverso da quello che avevo per il W800, però è sempre così fighetto con la sua plastica trasparente sopra a protezione. Poi l'orologio arriva dentro un sacchettino semplicissimo, eccolo qua, con questo che forse era per il prezzo una volta, aspettate che lo tolgo. Allora, ha una finitura molto lucida, tolgo la plastichina subito. Ha una cassa da 40 mm, quindi è un po' una via di mezzo tra il W800 che vi ho fatto vedere e un altro che ho preso che è l'F91, anche quello è disponibile in diversi colori. Sembra nero, in realtà è sì, più che marrone, direi che antracite è la definizione giusta. Vedete, è relativamente lucido, me lo aspettavo opaco, invece è abbastanza lucido. Chiaramente case e cinturino sono in resina come tutti questi casi, sono molto resistenti, ve lo posso assicurare, ne ho da anni e è veramente difficile romperli. È un illuminator per cui ha la sua bella retroilluminazione, anzi scusate, non è una retroilluminazione, è un'illuminazione dal lato, dovrebbe essere giallo-arancio, lo verifico al volo. Esatto, sì, è arancione, quindi è molto fighetta, viene da qua. Voglio vedere, sì, viene da qui. I soliti tasti, sono solamente tre in questo modello, le funzionalità sono molto basi, una si legge da qui, è impermeabile fino a 50 metri, quindi poi ha la classica data, la sveglia, cos'altro, 12-24 ore, vediamo se riesco a farvi vedere, l'allarme, come vedete. Questo è il cronometro e questa è semplicemente l'ora che adesso dopo mi imposto. Viene riportata l'ora sopra, la data voglio dire sopra. La parte superiore non è come sul W800 in plastica, ma in questo caso è in vetro minerale, quindi diciamo è sicuramente meglio rispetto al W800, quindi si graffierà sicuramente meno. Niente, fondamentalmente questo è, a me piace molto, devo dire che piace molto, a questo punto sono incuriosito anche dagli altri colori, vi ripeto che sono orologi da 20 euro, quindi sono assolutamente collezionabili, ve lo faccio vedere come sta un polso, io devo dire ho un polso molto grande, per cui se volete un confronto con un polso grande guardate questa ripresa. E essendo una cassa da 40 mm fa comunque la sua bella figura anche su un polso grosso come il mio. Ripeto, ho preso anche l'F91 giallo, l'ho preso e quello è effettivamente un po' troppo piccolo per il mio polso. Spero che sia a fuoco. Vedete come sta? Consigliato, assolutamente. Quindi Casio Collection W215H.
Prezzo di listino poco più prezzo di listino penso che sia 25 euro o 30 euro. Su Amazon lo trovate ora a poco più di 20 euro, se non ricordo male 22 euro comunque, attorno a quella cifra. È molto bello, è disponibile in diversi colori, bianco, nero, rosa, viola e in questo caso antracite o marrone, insomma, diciamo non proprio nero nero, secondo me è molto bello, non so quanto rende in video, ma è veramente figo. E se vi è piaciuto questo mio ultimo unboxing, mettete like, fate share e se volete comprare questo orologio o altre cose che ho consigliato in Incauto Unboxing, usate il link in descrizione. Ciao ragazzi, al prossimo unboxing.